Buongiorno a tutti. Visto che nell'ultimo video, poverino, lo abbiamo fatto un po' soffrire mettendogli due lame che proprio sul mio viso non vanno bene, oggi direi come non fare un contropelo diretto con Super Iridium R41 con barba di meno di 24 ore e useremo Vulcano di Abbati Diamantina. Profumazione spettacolare. A me mi ricordano quelle caramelle alla menta e liquirizia. Dentro il mio naso le sento così qualcosa di spettacolare. Lo adoro, però dopo ci sono delle note elegantissime, quindi spettacolo. Sempre un po' di prebarba Noai. Prima volta che lo provo questo sapone. Ricordatevi che è un sapone morbido, molto morbido, e non serve metterne una quantità esagerata, soprattutto nella prima passata, perché dopo le andate a portare via tutto, piuttosto ne prendete quello che serve la prima passata e dopo ne andate a riprendere ancora. Perché è inutile fare uno strato di 1 cm in viso nella prima passata e dopo o farselo senza perché lo portate via tutto o continuare a prendere a mano un quintale. Io dico che è meglio suddividere il sapone che serve nelle varie passate, quindi al massimo ne andate a prendere un altro po', perché molti purtroppo mi hanno detto che il sapone gli dura poco, però è logico che se tu prelevi parecchio e nella prima passata lo porti via tutto, siccome il sapone deve fare uno strato che sia protettivo, scorrevole, ma non ne serve 2 cm, serve uno strato, basta 1 mm, nel senso che se già questa quantità di sapone per una passata è sufficiente, non è che bisogna andare a metterne 1 chilo in viso. Dopo magari nella seconda passata non basta e andate a ripescare. Perché una cosa che noto è che è vero che tu prelevando parecchio sapone la prima riesci a fare tre passate, però la prima la fai con un mucchio di sapone, la seconda ancora magari ti basta, ma la maggior parte delle volte la terza passata la fai, ma rischi molte volte di trovarti veramente con poco sapone. Oh, guardate che roba. C'è ma. Cosa gli puoi dire a un sapone del genere? Cosa gli puoi dire a un sapone del genere? Ma dimmi cosa gli puoi dire. E guardate che non ne ho prelevato niente, cioè. Niente, è ancora perfino, anche la forma è tutto lì, eh. Io non ho prelevato niente di sapone. Ok, bel passaggio protettivo
Super Iridium contro pelo diretto. A dire la verità, ci stava anche un obliquo. C'è più barba del previsto. Guardate che roba. Non so se mette a fuoco. C'ho tanta di quella barba su. Vabbè. Facciamo i ritocchi. Contropelo diretto, andato. Forse almeno nella zona baffi forse era meglio non rischiarlo proprio diretto così. Ma noi non abbiamo paura di niente. Adesso per i ritocchi faccio un passaggio un po' più scorrevole. Mamma mia che montaggio che ha sto sapone, porca miseria. Mi sta quasi gustando ancora più anche del Flu Flums. È una roba... Una crema, una panna, qualcosa di spettacolare. Guardate che non ne ho prelevato niente, cioè, poi vi faccio vedere quando lo sciacquo. Boh, guardate che roba. Senza barba. E non vi dico la profumazione. Questo sì che lo pagate. €30 e non battete ciglio. E io dico invece di andare a prendersi 3-4 saponi da €10. Perché dopo comunque vi prendete 3-4 saponi da €10. Io tutta la vita consiglio uno di questi. E ogni rasatura
diventa magia. Questo qua è un piccolissimo ricordino che mi sono lasciato nella prima passata, perché ho davvero, cioè, avevo troppa barba. E ho sentito che ha fatto un piccolo scalino. Ok. Perfetto. La pelle è un velluto, ragazzi, un velluto. Meno di 24 ore di barba. Purtroppo il pelo grosso e la ricrescita non è male. Perfetto. Mamma mia, come me la sono goduta. Spettacolare. Spettacolare. Non mi vado a mettere astringenti, balsami né niente, ma il suo aftershave. Ragazzi, che cosa vi devo dire? E guardate il sapone. Non è andato giù di niente praticamente, quello là. È andato giù un millimetro. Ragazzi, rasatura super mega BBS. Minuscolissimo red point, ma ragazzi, sono andato giù di contropelo diretto con R41 con meno di 24 ore di barba, quindi il minuscolo red point. Se avessi fatto l'obliquo e anche il contropelo sarebbe stata proprio la perfezione, se cioè non avrei sentito la rasatura, ma comunque sia, non l'ho sentita perché anche il bruciore dell'alcol è stato praticamente zero. Il minuscolissimo red point può scappare perché, soprattutto quando hai la barba grossa, che magari fai un piccolo saltino, ma sono minuscoli red point che se ne vanno via subito, non sono tagli, non, magari minuscoli brufoletti che se uno ha ce lo porta via, però ragazzi, per me una rasatura spettacolare, anzi mi metto ancora un po' di aftershave perché la profumazione è... Ha un'eleganza. Sull'after senti un po' meno la liquirizia. C'è un filino di canforato, un po' di menta. Comunque un profumo rinfrescante. È qualcosa di spettacolare. Bene, ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Bye bye.